Ok ragazzi, nuovo video. Oggi parleremo di grassi e carboidrati, anzi grassi contro carboidrati versus carboidrati in fasi di bulk di massa, ossia quando siamo in massa conviene spingere sui grassi o sui carboidrati. Ho fatto diverse volte video su questo canale, però ogni tanto un refresh serve anche alla luce di quella che è un'esperienza che comunque da parte mia si accumula, quindi torniamo su questo argomento perché sono tante le domande che mi fate in merito, sia su Instagram sia anche su Rhino Nation, andando a leggere il mio log eccetera. E come avete visto, proprio se l'avete visto nel mio log su Rhino Nation, in questo periodo sto con i grassi leggermente più alti rispetto alle stagioni scorse, quindi adesso sto a una 70 nei giorni on e una 90 nei giorni off, quindi generalmente un po' più alto rispetto a come stavo. Quindi ovviamente da qua molte domande, perché stai facendo, come ti stai trovando eccetera eccetera, per cui facciamo un video su YouTube in cui ne parliamo. Grassi o carboidrati? Allora, partiamo da un presupposto: ogni estremismo, anche se di per sé il bodybuilding è un qualcosa di estremo, e molto spesso in realtà gli estremismi funzionano, però da questo punto di vista, in questo specifico caso, gli estremismi non sono mai una scelta vincente. Quindi tutte quelle diete che vedete spintissime di carbo con grassi indiretti, o tutte le diete che vedete con pochi carbo e un sacco di grassi, ecco, sono scelte sicuramente poco vantaggiose. E per capire esattamente come muoverci, perché muoverci e quando muoverci, cerchiamo di capire qual è il ruolo di ciascuno di questi due macronutrienti all'interno della nostra alimentazione, soprattutto in periodi di massa. Allora, iniziamo con i grassi. Diversi punti. I grassi hanno sicuramente e inizialmente un ruolo, un impatto molto importante a livello antinfiammatorio, ossia soprattutto determinati tipi di grassi, di questo andremo a vedere, vanno a dare un input antinfiammatorio al corpo. Abbiamo già visto in diversi video quanto è delicata la questione dell'infiammazione in generale, soprattutto quando si fa bodybuilding, e parliamo di quel tipo di infiammazione sistemica, subclinica, che porta a cascata tutta una serie di reazioni a livello di diminuzione della sensibilità insulinica, di stress ossidativo eccetera eccetera, che ci porta a diminuire la nostra capacità di recupero e di adattamento allo stimolo allenante. Quindi più infiammazione, meno adattamento, quindi l'impatto antinfiammatorio che tendenzialmente hanno i grassi, sicuramente in una fase di massa dove peraltro lo stimolo allenante è importante, quindi i livelli di infiammazione sono molto alti anche per il surplus calorico, la BF che sale eccetera, allora è veramente importante, per cui sicuramente impatto antinfiammatorio, primo grande vantaggio. Secondo vantaggio, quello di regolazione ormonale e di un sacco di altre funzioni che svolgono logicamente i grassi anche a livello di materia strutturale, e sono materia strutturale proprio per tutta una serie di ormoni, in particolare gli steroidi, per cui tendenzialmente ci permettono di avere una maggiore stabilità ormonale, che di nuovo è un qualcosa di vitale per il well-being in generale e in fasi di massa e di bulk. Un altro vantaggio è un vantaggio in termini di salute, nel senso che i grassi, di nuovo quando sono grassi buoni, vanno a impattare in maniera positiva il panel lipidico ematico e il panel ematico in generale, quindi sostanzialmente siamo più in salute, le analisi saranno migliori, e questo è anche molto importante nel caso di bodybuilding enhanced, dove il panel ematico va gradualmente e inevitabilmente a compromettersi. E in ultimo, ma non ultimo, hanno un ruolo molto importante in termini di stabilizzazione glicemica, ossia soprattutto in combinazione con i carboidrati, soprattutto andando a curare il timing eccetera, ci permettono di avere una migliore stabilizzazione della glicemia. Questo vuol dire più performance, più energia nel corso della giornata e soprattutto il mantenimento di una buona sensibilità insulinica durante la fase di bulk, che abbiamo già parlato spesso sia qua che su Rhino Nation, sappiamo quanto è importante. Questo per quanto riguarda il ruolo, quindi l'utilizzo dei grassi. Hanno un ruolo, diciamo, marginale come substrato energetico, perché vengono utilizzati soprattutto a riposo, comunque quando l'intensità di lavoro è bassa, cosa che tipicamente per i bodybuilder è rara, ok? Perché abbiamo un tipo di lavoro che è anaerobico, un lavoro quindi che viene fatto in assenza di ossigeno, in cui i grassi non possono essere utilizzati, perché serve un processo per utilizzarli di beta ossidazione, quindi serve l'ossigeno. Se lavoriamo in anaerobiosi, i grassi non vengono utilizzati. Ora, per quanto riguarda i carboidrati sono principalmente il substrato energetico principe, vitale, importante per i bodybuilder, non soltanto nel momento in cui vengono stoccati nel muscolo come glicogeno muscolare, ma di per sé vengono utilizzati per l'attività fisica che facciamo, al di là dell'utilizzo per determinati tessuti che sono glucosio dipendenti, come ad esempio il cervello eccetera, che però è un utilizzo, diciamo tra virgolette, marginale rispetto a quello che noi andiamo ad assumere, quantitativo che normalmente si assume nella fase di massa. Però il vero vantaggio, il vero utilizzo dei carboidrati è proprio come substrato energetico durante l'allenamento. Perfetto,
Vista questa panoramica generale, come ci muoviamo in massa? L'abbiamo già parlato, l'abbiamo detto in diversi video. In massa, sostanzialmente, il trucco, il punto, è quello di aumentare gradualmente l'input calorico durante tutto il periodo di bulk, in funzione di quella che è la nostra richiesta di performance, in funzione di quello che è la nostra richiesta di stimolo, in funzione di quella che è la nostra richiesta di recupero. Ne abbiamo già parlato, quindi rimando al video in cui non mi ricordo come l'ho intitolato, comunque rimando al video in cui ho analizzato questa cosa nel dettaglio, però sta di fatto che sostanzialmente in periodo di massa aumentiamo gradualmente le calorie. Ora, questo primo punto teniamocelo da parte. Altro punto qual è? Quello che, se avete notato, quando ho parlato di grassi, ho parlato di impatto antinfiammatorio, ho parlato di salute, eccetera, ho detto grassi buoni con certi grassi, con una certa tipologia di grassi. Ecco, per quanto riguarda i grassi, in ambito alimentare, in ambito di nutrizione, è molto più importante la qualità della quantità, ossia il fabbisogno di grassi in realtà è minimo, parliamo di un 35-40 grammi per una persona media, quindi veramente veramente basso al giorno ovviamente. Quello che importa realmente è la qualità, ossia da dove provengono questi grassi. Ecco, questo ha un impatto veramente importante da un punto di vista nutrizionale, un impatto importante da un punto di vista di tutte le funzioni che abbiamo visto. Quindi dobbiamo sicuramente assicurarci che i grassi che andiamo a assumere abbiano una buona qualità. Non soltanto grassi buoni, attenzione, non sto dicendo grassi buoni o grassi cattivi, è molto molto riduttivo, perché anche il burro d'arachidi, per esempio, contiene tanti omega 6 che hanno un impatto proinfiammatorio, potrebbe non essere l'ideale sfondarci. L'olio evo è un'ottima fonte come alternativa, alcuni grassi saturi sono veramente veramente un'ottima fonte, insomma. Ecco, se vi interessa un video sui grassi nello specifico, scrivetelo qua sotto, che così andrò ad affrontare l'argomento, perché può essere anche abbastanza vasto. Comunque, detto questo, ci interessa più la qualità, quindi diciamo che l'idea che viene allora è: perfetto, allora se i grassi mi interessa soltanto la qualità e posso tenerli bassi e devo salire gradualmente con le calorie e i carboidrati sono più importanti, allora che cosa faccio? Tengo i grassi bassi fissi e vado a utilizzare i carboidrati come continuo incentivo, quindi salgo costantemente dei carboidrati. E queste effettivamente sono delle strategie che vengono utilizzate molto e che sono molto in voga quando si parla di fasi di bulk di massa, però non sono assolutamente la soluzione ideale. Perché questo? Perché, come abbiamo visto, ecco, abbiamo visto due cose importanti. Il primo, i grassi hanno un impatto molto importante in termini di stabilizzazione glicemica, quindi esagerare con i carboidrati vuol dire anche dare degli input da un punto di vista di produzione insulinica, da un punto di vista di sbalzi glicemici importanti, che ci vanno a peggiorare non soltanto il mood, l'energia e la performance, perché potremo andare incontro a crash glicemici durante l'allenamento, durante la giornata in generale, ma soprattutto peggiorano la nostra affinità con l'insulina, in generale la sensibilità insulinica. Quindi questi approcci qua ci portano verosimilmente a andare incontro più velocemente comunque a una situazione di resistenza insulinica durante fasi di bulk, che dobbiamo assolutamente assolutamente evitare. Secondo punto molto importante, i grassi vengono utilizzati in riposo, quindi inseriamo il discorso della flessibilità metabolica. Il nostro corpo deve essere sempre sempre in grado di fare questo shift, quindi utilizzare i carboidrati quando servono, mandare quando siamo a riposo a utilizzare i grassi come substrato energetico. E se puntiamo troppo su un macronutriente rispetto all'altro, questa flessibilità metabolica del nostro corpo va a perdersi. Pensate a diete chetogeniche in cui togliamo i carboidrati, il nostro corpo si adatta per utilizzare i grassi anche come substrato energetico principale, i corpi chetonici eccetera, quindi trova delle sostituzioni. Se verosimilmente teniamo i grassi al minimo, il nostro corpo continuerà a ricercare carboidrati, avremo tanta fame, il nostro cervello ci manda l'input e la richiesta di cercare zuccheri, questi sono tutti fenomeni molto comuni per chi va incontro e sta andando in direzione esatta nei confronti della resistenza insulinica e fenomeni di diabete, ossia il corpo cerca sempre costantemente zuccheri, abbiamo fame tutto il giorno e questo è uno dei motivi per cui avere sempre fame e la fame in generale non è che è uno stimolo che va seguito in tutti i casi, bisogna vedere il quadro generale, anche se parlando bodybuilder che si allenano in un certo modo eccetera, diciamo aver sempre fame è abbastanza normale ed è un buon indice sicuramente. Però detto questo è il quadro generale, quindi di nuovo l'estremismo non è mai una soluzione ideale. Quindi grassi o carboidrati, come scegliere e dove stare? Quello che io utilizzo come idea è quella che definisco la CG ratio, ossia il rapporto tra grassi e carboidrati, anzi tra carboidrati e grassi nella nostra alimentazione. È un concetto, diciamo, tra virgolette mio, che utilizzo io, quindi non lo trovate in articoli, non lo trovate in nutrizione, quindi non prendetelo come qualcosa di super scientifico, ma di nuovo è un qualcosa che a me personalmente è utile per capire un attimo come muovermi.
Che concetto è? Rapporto tra carboidrati e grassi, quindi io prendo il totale dei carboidrati della mia settimana, quindi la settimana mangio 2000, 3000, 4000 grammi di carboidrati, non lo so, li divido per il totale dei grammi di grassi alla settimana, quindi durante la settimana mangio 500, 600, 700 carboidrati, non lo so, grassi, non lo so, e il rapporto, quindi la divisione dei primi diviso, proprio andate alla calcolatrice, aprite e fate diviso i secondi, vi darà un numero, ok? Ecco, questo numero dovrebbe essere compreso tra 5 e 10. Ovviamente in alcuni casi, cioè non è che se state a 11 o 4 casca il mondo. Però per l'uomo tra 5 e 10, per le donne tendenzialmente tra 3 e 7, ok? Perché le donne hanno un bisogno maggiore di grassi. Logicamente, principi di matematica base, più è alto il livello di carboidrati, più il numero è alto, più è alto il livello dei grassi rispetto ai carboidrati, più il numero è basso, quindi più mi avvicino ai 10, più avrò tanti carboidrati, più mi avvicino al 5, più alti saranno i grassi rispetto ai carboidrati. Benissimo. Perché tra 5 e 10? Perché in questo spot, in questo spazio, in questo delta, io verosimilmente ho un rapporto buono sia di carboidrati sia di grassi, quindi il mio corpo sarà sempre in grado di shiftare perché ha abbastanza di entrambi i nutrienti, non ci sono estremismi, ok? Ora, quello che potete vedere è che tendenzialmente atleti che hanno performance maggiori, che lavorano con più volumi di allenamento perché recuperano eccetera, di questo abbiamo parlato già in altri video, però atleti che in sala comunque hanno maggior dispendio e atleti anche che hanno più masse muscolari dovrebbero tendere a stare più vicino al 10 perché hanno un ricircolo di carboidrati maggiori, ossia ne consumano di più, ne stoccano di più nel muscolo, ne hanno più bisogno perché il tessuto muscolare è maggiore, eccetera. Quindi quello che noi abbiamo visto, per esempio, con gli atleti proprio più massosi, più performanti, allora questa CG ratio è bene tenerla più verso il 10. Però, nello specifico, dove stare tra 5 e 10, non importa realmente, sta a voi decidere in base alle vostre esigenze organizzative, ai vostri gusti, a come vi sentite, è molto soggettivo. In questo caso affidarvi un minimo alle vostre sensazioni può essere un'ottima soluzione, perché di nuovo, se state tra 5 e 10 state assicurando tutto quanto al vostro corpo, state assicurando al vostro corpo una buona stabilità, un buon equilibrio, quindi realmente non ci sono grandi differenze da un punto di vista di composizione corporea, perché poi il vostro corpo fa quel che deve fare con il substrato di riferimento per quel che serve per il fine specifico. Quindi sostanzialmente state tra il 5 e il 10. Calcolate, vedete un attimo tutto il resto. Ora ovviamente io non sono un grande fan del calcolo spasmodico dei macros, in questo caso può essere un buon punto d'inizio. Ho fatto due video importanti su Rhino Nation in cui spiego come impostare l'alimentazione in un giorno on, quindi un giorno di allenamento, e come impostare in un giorno off, ossia come individuare i macros, i grammi di ciascun macronutriente e come distribuirli pasto per pasto nel corso della vostra giornata. Sono due video che sono un ottimo punto d'inizio perché vi spiegano esattamente come muovervi e da là tutti gli eventuali aumenti, le cose le potete fare semplicemente senza tracciare ma lavorando sul cibo, e di questo ho già parlato in un video precedente. Ragazzi, questo è tutto per questo video, qualsiasi domanda scrivete qua sotto, sarò di nuovo lieto di rispondere, qualsiasi critica, osservazione e il vostro punto di vista, logicamente così instauriamo il confronto a cui tanto teniamo, e detto questo ci vediamo al prossimo video.